Buongiornissimo, buon Santo Stefano, auguri a tuo fratello. Sì, e a Lipsi. E a tutti Stefano, a tutti gli Stefano, a tutti. A tutti voi, buon onomastico, buon giorno di festa e speriamo che il Natale sia andato bene. Purtroppo, l'anno scorso Santo Stefano era molto meglio. Perché... C'è la fiocca quest'anno. No? E Pasquetta. Vabbè. Allora, noi se l'altra volta abbiamo fatto un video che si chiamava Voi siete pazzi, voi siete matti. Voi siete matti, era? Adesso noi di siamo nuovo, voi siete matti 2.0 perché? Perché ognuno di voi da sparso per l'Italia, chi dal Piemonte, dalla Lombardia, un po' da ovunque, ci avete spedito o portato di persona tutti questi regali. Sì, quindi grazie, boh. Noi come al solito vi ringraziamo perché... Per questo gesto, quindi grazie davvero di cuore e adesso spacchettiamo insieme a voi. Volevamo tra l'altro salutare Daniele. Sì. Daniele che ci ha scritto. Un grosso abbraccio, ci dispiace tantissimo per la tua perdita. E comunque ti siamo un sacco vicini e grazie mille del bel messaggio. Sì, sappiamo che è un momento difficile, ti mandiamo un po' di energia positiva e ti auguriamo il meglio e di tornare a sorridere più presto, per cui... Tanti auguri a te e un saluto, anzi lo faccio già adesso, ve lo farò finire così, ma lo faccio adesso. Un augurio a tutti voi e anche a chi ci guarda lassù. Sì. Ci tenevo a dire questa cosa qua. Adesso noi scopriamo con voi alcuni regali, perché non ne siamo a conoscenza. Sì, non li abbiamo ancora aperti. Io inizierei però con un biscottino. Aspetta, biscottino. Allora... È venuto Gianni della Chiusana. Dell'associazione della Chiusana della Castagna. È venuto a trovarci e ci ha portato dei biscotti che fanno in valle, li fa la signora Elvira, che secondo me potremmo poi anche magari valutare di fare un video, chissà. Noi anche perché conosciamo. È piaciuto un sacco Scopri con i due comandi. Sì, è un format, un progetto partito così come idea. Così e quindi se autofinanziato, autosostenuto perché ci crediamo. Sì, perché ci è già stato chiesto da più persone se chi ci aiutava in questo progetto. In realtà è un'idea partita da noi. Sai che ci aiutano? Voi. I tuoi comandi. No, biscotti. E Picocinella ci aiutano loro due proprio tantissimo. Biscotti no, comunque sono buoni. Buoni perché questi qua sono con la farina di castagne e invece questi qua sono i biscotti di Natale. Ashley. Ciao. 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 Non c'è niente per te. No, anche perché il regalo... No, c'è per te. C'è anche quello il ma regalo. C'è anche per te. No, guarda, ma quanti cose i biscotti di mamma? Io mangio uno. Quindi grazie Gianni. Grazie Gianni per essere passato a trovarci per questi regali. Ok, profuma. Qua? Arriva da chi? Ah, non è più. Mi sa che ho il telefono. Questa è la famiglia Bossa. L'altro giorno, che ti ho parlato del cinghiale, che faremo con la polenta. Poi imparare a cucinarlo. E poi questi biscotti qua... Che non vedo l'ora di assaggiare. Quando un biscotto di America si innamorò di un fiore, la nigella. Ma porca paletta. Biscotti alla nigella. Di dove sono? Ah, Montaldo e Mondovì. Di Montaldo e Mondovì. Il forno di Corsagliola. Quaglia. Grazie. Grazie mille. Mamma mia, è più stirasetti. Ci hanno regalato anche in questa busta. C'è questo ricetterno, i quaderni della nonna, 20 torte. Wow. Torta di ramassin secchi. I ramassin. Che buoni. Crostatine di mele, crostata di noci, torta meringata alle mele, torta di castagne bianche. Ah. E sono le sementi. Nigella sativa. Semine autunno, no, semine autunnale, novembre, ottobre, novembre. Ok, quindi bisogna farle... Sono i semini di questo fiore blu, che sono l'origine dei semi di Nigella Tanaro, che sono gli ingredienti di questi biscotti. Ma spettacolo! La Nigella Sativa. Associazione Nigella.it. Grazie davvero! Wow, si può fare semine in terra o semine in vaso? Grazie davvero! Chissà cosa vuol dire la Nigella è pianta antagonista e ama il sole.
Meglio se la terra è friabile. Grazie davvero, Famiglia Bossa. Grazie. Vedi, qua ci sono anche due Biro. Guarda, Oh! Lega del Del filo filo d'oro. d'oro. Ma c'è la Ma che birra con meraviglia! l'alberello. Quindi grazie, grazie, grazie. Ah, estratto idroalcolico di nigella, di semi di nigella. Indicato per problemi digestivi di gonfiore intestinale e fluidificante del muco bronchiale. 30 gocce in poca acqua tiepida dopo i pasti, massimo 3 volte al dì. Per combattere il catarro. Spettacolo! No, io amo questi regali. Quando Grazie, anche. torna a trovarci, Ale vuole vedere la nigella fiorita, quindi dobbiamo E impegnarci. se posso, è fantastico avere anche una famiglia come voi, come i Sì, vicini. Loro assolutamente. sono la casa Truina. A Truna, dove c'era una casa anche Andreino. Sì. E poi guarda cosa ci hanno Grazie, portato anche per Eppi. Eppi, grazie. C'è. a papà! Ah. Qua. Ciao papà, Questo per te me lo apriamo domani. No, sì, domani. l'apriamo dopo cena. Dopo, sì. Quindi grazie, mamma mia, Grazie di tanti, questi tanti regali. regali. Vuoi darmi qua? Così metto da Ah, parte aspetta, metto tutto tutto qua dentro. Poi noi abbiamo già aperto questo pacco qua quello. Sì. per capire se era. Questo pacco qua arriva da Valchiusa, provincia di Torino, da Silvia A. No, da No, Antonio Antonio S. S. Antonio S. e Maria B. Silvia, no. di Antonio e Maria. Valchiusa. Quindi grazie ragazzi. Grazie, qua c'è una lettera. Allora, qua ci sono dei regali. Io apro, tu guarda. Guarda che Allora, la lettera ce la lettera! leggiamo Tanto la lettera la poi leggiamo, sì, esatto. sto spacchettando il Sarebbe bello regalo. fare una chiacchierata con voi, assolutamente. Ci ha Assolutamente, perché i lasciato anche il numero di confronti. telefono, quindi assolutamente. Wow. Ah, che belle! Grazie mille. Poi la leggiamo con calma, eh. Ma Tosca, che belle! Wow, Per abbellire la casa. O qualche dettaglio. bellissimo, Questo qua è un c'è. cestellato. Poi ci hanno dato delle presine o sotto cose fatte a mano. Wow, E spettacolo, poi che belle. Tra l'altro, se le fate voi, voglio imparare io. un botto di sementi. Allora, semi di calendula. Semi. Semi di zucca, cappelli del pre, cappello del prete. Semi di malva gigante. Semi di garofanine amazzi. Madosca, ma quanta roba! Semi di aquilegia. Cos'è l'aquilegia? Non chiederà. Semi di convolvolo rosa viola. Mamma mia. E semi di nasturzio. Io me li cercherò su Ah, e internet poi perché c'è ancora un mezzi non regalo. so. Ma ragazzi, quanta roba. Grazie Antonio e E venite Maria. qua a vedere quanta roba che c'è. Figurati, chiaro. Ma che carini. Guarda che carini. Io spero che si vedano. Allora, qui è venuta di persona. Ah, questo sì. Cinzia. Allora, è venuta di persona Cinzia. Ci ha portato, visto che ha sentito nei video che ci piacciono fare le tisane, ci ha portato queste tisane Questo è Bosco incantato. Esprit de Provence. L'esprit de Provence, Esprit de capi? Provence, che le ha prese, mi sembra, l'avevo letto, In Borgo erboristeria. San Dalmazzo, erboristeria Panacea. Quindi le assaggeremo. E poi lei ha scritto tre libri e, ne sta scrivendo un altro che uscirà poi questa primavera e lo apriamo quindi in diretta con voi. Voleva farci conoscere il suo libro. Questo, tra l'altro, metto che l'ha fatto anche lei. Cioè, Sono tutti fare cose tranne noi. veramente, io voglio imparare. Epi. Ma mi rovini i pacchetti? Ma signorino! Io sono curioso. Vai, vai. Dovremmo iniziare anche noi a fare packaging così, però. Guardalo. Io non sono capace. Wow. Quest'anno siete stati veramente generosi nei nostri confronti. Poi, lettere. Ma wow, Oh! Ah, c'è una lettera a riscoprire, a riscoprirsi, due parole che ti possono cambiare la vita.
Wow, questa qua è un letterone. Ce lo godiamo Sì, tutto. questa qui la leggiamo, noi preferiamo le lettere leggercele per conto nostro, diciamo non dire a voce alta quello che ci scrivete, quindi ce la leggeremo. Grazie Cinzia. Allora, questo qua bisogna poi andarlo a leggere a Coccinella. Sai che questo qua è? Memorie d'asino. No, ma guarda che Ma meraviglia. anche il segnalibro a forma di asino. L'avrà fatto lei? Eh Perché sì. E io non sono capace? poi, fiabe per grandi e piccini, il favoloso mondo di asino. Testi di Cinzia Dutto. C'è anche un audiolibro? Sì, perché ci spiegava che aveva fatto anche sto progetto per aiutare i ragazzi disabili, non Sì. vedenti, eccetera, eccetera. Per cui c'è anche un audiolibro col CD. E vi faremo sapere. Che spettacolo, Memorie d'asino. Bene, e poi c'è il libro che lei voleva farci conoscere, che è questo qua, e si intitola Il diario di Maria. Lei si chiama Cinzia Dutto, la ragazza che l'ha scritto. Storie di donne sulle montagne della Resistenza. Leggo la trama. Vai. Margherita realizza finalmente il suo sogno, andare a vivere in montagna in una borgata praticamente abbandonata. Trova una casa che ha un passato straordinario e grazie al suo cane scopre il diario di Maria, la donna che un tempo abitava lì. Inizia così la grande storia, prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, una vicenda d'amore e di morte. Il libro di Cinzia Dutto parla di montagna, partigiani, vita vissuta e sognata, una storia di donne che non si arrendono mai. Wow! Wow. Grandissima, quindi se a qualcuno di voi può interessare questo libro qua, Scriveteci. scriveteci in privato, noi vi mettiamo direttamente in contatto con Cinzia, oppure chiediamo a Cinzia se possiamo Se. già mettere direttamente i suoi contatti. E che bello! Grazie, grazie per questo super super regalo. Poi Cinzia abita a pochi passi da noi, abita in una valle qua che si chiama la Valle Stura, che conosciamo molto bene, quindi davvero grazie di cuore. E poi ci sono questi qua, anche degli Questo asinelli. Wow. qua è il regalo del nostro papà di montagna, Reino. Dreino. Proprio così. Grazie, Oh, un prosecchino! prosecco. Allora lo beviamo quando vieni qua. Con Sì, lo beviamo in tua presenza. Andreino. Poi, mamma, quanti E ce n'è, questo. raga? Anche Partiamo con questo. questo. Partiamo da questo. Allora. Questo è il nostro vicino di casa qua di montagna. Ovvero qua dietro, E dietro qua la nostra dietro, montagna. esatto, tra l'altro la sua casa, o uno sa che c'è una casa, se no praticamente è È la sua seconda impossibile. casa, perché Sì, lui non la sua vive seconda casa. E sono venuti lui e la moglie Aurora a portarci il regalo. Lei è brasiliana e ci spiace. giappo-brasiliana. Giappo brasiliana, ci spiace tra l'altro che quest'anno non sono riusciti ad andare giù in Brasile Causa. per questo problema. Però ci hanno regalato dei prodotti brasiliani. Questa è la Guaraná Antartica. Ha detto una bevanda Che come. va bevuta veramente fredda. Dovrebbe Sì, esatto, molto freddo ed è da energia. essere un eccitante energizzante naturale. Energia. Poi la marmellata che ci avevano già regalato l'anno scorso ed è Sì. buonissima, la Predilecta Goiabada. Goiabada. Non l'avevo ancora detto. Eh Tra le altre cose, noi da alcuni ultimi video, e poi proveremo a recuperarli tutti, stiamo mettendo i sottotitoli in portoghese, inglese, francese e italiano, per provare se avete amici e parenti che magari, perché visto che alcuni ci hanno detto che stanno studiando italiano con i nostri video, o comunque per far conoscere la meraviglia che abbiamo qui, abbiamo detto, boh, proviamo anche se Google Translate non è il massimo, però può essere d'aiuto per qualcuno a capire, per cui di questi video si è anche scritto in portoghese. Sì, l'abbiamo fatto perché così loro possono far vedere ai loro amici che abitano in Brasile, possono far vedere i nostri video. E io ci tengo a ringraziarli perché in questi regali c'è veramente la saudade. E poi il riso da fare come il nostro riso Basmati. basmati, quindi quello cotto come la pasta, Come non si il dice riso in risotto. portoghese? Tu chiedimi. Arroz. 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 Sempre soltinho, brocchino e saboroso, não precisa escolher nem lavar. Grazie Mi portate in ragazzi. Brasile? No, perché non nevica. Oh, Mandami mio papà in Brasile. sì, da Sergio andrebbe volentieri. Wow, che Grazie spettacolo. davvero. Feliz Navidad. Feliz Feliz Navidad. Navidad. Ah,
Ah, qui sono. Non mi ricordo qual è il tuo, qual è il mio. E lo scopriremo aprendolo. Qua sono Giuseppe e Monica che ci hanno regalato già un mesetto fa. Ed è appunto il loro regalo di Natale che sono venuti a soggiornare qua. Noi abbiamo detto ok, lo apriremo a Natale. Sì. Un eau de parfum. Oh, grazie. Ma grazie. Ah, questo è mio, Mistior. Madosca. Grazie, Mistior. Ragazzi. Grazie del profumo, che carini. Senti. Che buono. Che buono. Allora lo apro anch'io. Feliz poi... Navidad. A me sarebbe... No, ma che spettacolo. A me sarebbe sempre piaciuto lavorare in una profumeria. Voi non lo sapete, ma io amo i profumi. Madonna, che buono. Non ho dubbi. Grazie, Giù. Grazie, Monica. Ma scusami. Così me lo spruzzo anch'io. Ma guarda che carino. Che buon profumo. Mistior eau de parfum. Uè. Wow. Delicatissimo. Mamma mia, me lo spruzzo subito. Mamma mia. No, veramente, io amo i profumi. No, vabbè. Non me l'hai mai regalato nessuno. Non è vero. Non è proprio vero. È vero, mi avevi regalato quello che mi piaceva. Alien, quello che mi piaceva tanto. Ce l'ho ancora lì. Ne uso proprio poco perché mi piacciono talmente tanto. Sono cari e allora io ne uso poco. Ok. Madonna. Mamma mia. Te ne sei messo un po', eh? Due spruzzi. Ah, che buono, grazie. Sono, e l'ultimo? Questo qua. Ah, sì. Piero e Anto sono venuti qua. Ci hanno portato questo libro qua di Dario Armando, che tra l'altro è un fossanese come me. Un cammino del corpo e dell'anima. Forse ho fatto un pellegrinaggio. Piero ci ha detto che lui in una sera se l'è divorato. È bellissimo, la storia del cammino che da Fossano porta al santuario di Sant'Anna di Vinadio. Sì, sì. Che dovrebbe essere il secondo più alto d'Europa. Sì, mi sembra di sì. Questo. Sempre palestura. Forse ho fatto un pellegrinaggio. Dario Armando. Spettacolo. Wow. Spettacolo. Grazie mille. Ah. E poi ci hanno regalato questi. Bagno doccia. Bottega Verde. Ah, i pris. Ah, oh, che buoni. No, le pesche. Sono pesche, giusto? Sono pesche. I persi. I persi. Ma se sono qua. Li hai persi? No. Sai che ho il profumo, l'altro non sento questo, qualche paletta. Questa è tanta roba. Adesso lo sento, che buono. Con note di miele arancia rossa. Grazie Anto, grazie Piero. Ragazzi, grazie mille. Poi ci sarebbe ancora un regalo. Non sappiamo cosa sia. No, deve arrivare, però gli amici dei Caban ce l'hanno. Ragazzi, arriverà un regalo, preparatevi. Un regalo che non è ancora arrivato, si vede che Babbo Natale ha trovato la coda in autostrada. Eh sì. E quindi ah, no, però... sai perché non è arrivato? Perché sembra Pasqua. Lui è in vacanza. Sì, infatti, ha detto, ma cosa vado a fare là, ai Caban? Comunque arriverà, quindi non perdetevi i prossimi video perché da un momento all'altro ne scoprirete delle belle. Ma sì, perché noi comunque vogliamo, come tutti questi regali qua, faremo vedere anche loro perché ci hanno creato un po' di aspettativa. Sì. I signorini, quindi adesso vedremo quello che arriverà. E niente, ragazzi, siamo felici. Davvero, grazie di aver detto questo, vi vogliamo veramente bene. Super bene. La canzone del giorno, a sto giro l'abbiamo preparata ed è... Angel. Ah, giusto. Angel di... Giusto. Di giusto? No. No, Angel di Robbie Williams. Robin. Robbie? No. Ma cosa si dice? Ma no, l'altro è l'attore. Era l'attore, sì. Bruno. Robbie Williams Angel, che ora Robina canterà. Oddio, non mi ricordo più. My Angel. Ma cos'è? Ah no, vabbè. Angel di Robbie Williams entrerà nella playlist che tra l'altro ci stiamo lavorando su.
Ci stiamo Ma sai lavando che su. ho Ho dimenticato un ringraziamento speciale. A Lauro di Imperia, che ci ha mandato un regalo per email. Non te l'ho detto. Ah, io non lo sapevo, quindi grazie Grazie, grazie, Lauro. Non lo sapevo. grazie. Ci fa piacere. Speriamo che tu stia bene, la tua famiglia stia bene. Venite, tornate a trovarci perché ormai da quest'estate che non ci vediamo. Per cui grazie mille davvero per il tuo pensiero che non potevamo farlo vedere perché è ancora sull'email. Però grazie Grazie. davvero di cuore. È stato, vedi, la sorpresa delle Eh sì, sorprese. perché l'ho saputo anch'io con voi in diretta. Adesso noi andiamo a prepararci che sta arrivando gente. Con E tanto di tinozza, sì. camera già pronta, a posto e faremo E via. appunto. Da Tetto Cabana è tutto. A voi la linea, ricordatevi una cosa Viva la importantissima! montagna Ma sempre! soprattutto viva Cuneo! Cuneo! Ciao amici, buon Natale Ciao! ancora e preparatevi con solo cose belle per il nuovo anno! Ciao! È una vita, tanti regali così. Tu non mi hai mai fatto niente. Veramente. Povera me. Povera piccola indifesa. Scherzo, che poi ti offendi. Oh. Per maledetto. Bella come il sole di Che non mezzanotte. c'è. Che non c'è.